Ben ritrovati a una nuova puntata di Come diventare, lo spazio in cui vi portiamo noi dei campus nel mondo del lavoro attraverso storie esemplari o comunque iper interessanti di professionisti, ognuno nel suo settore. Stavolta torniamo a parlare di mondo del fumetto con un fuoriclasse, diciamo la verità, anzi quello che potremmo definire il Cristiano Ronaldo del fumetto. Si chiama Carmine Di Giandomenico e coloro i quali amano il fumetto lo conoscono molto bene ed è veramente un gigante del nostro panorama fumettistico. Ben trovato Carmine. Buonasera e grazie della presentazione. Grazie, molto onorato di essere paragonato a Ronaldo. Non lo so di che fede calcistica tu sia in realtà. Guarda, avrei preferito Totti, però ecco, vabbè. Ecco, romanista, va bene. Nonostante questo ti vogliamo molto bene. Allora dai, iniziamo dal principio. Per chi non ti conoscesse, Carmine Di Giandomenico ha iniziato giovanissimo nel mondo del fumetto disegnando la miniserie Examen. È andata proprio così, insomma, ha iniziato con questa miniserie. Sì, era la miniserie del primo supereroe italiano scritta da Daniele Prolli, che poi era anche l'editore della Phoenix Enterprise, insieme a tutto il gruppo di autori che hanno fondato questa casa editrice, tra cui Giuseppe Palumbo, Davide Fabbri, e avevano creato questa collana per trovare nuove leve, diciamo, nuove eccellenze del fumetto, diciamo, esordienti, e mi affidarono la testata principale, che era la prepista poi di un universo creato da Daniele Prolli in un'Italia del futuro popolata da questi esseri speciali, tra cui questo protagonista Examen, che era un supereroe un po' fuori dai suoi generi, ambientato in una Roma del futuro, e da lì è iniziata la mia strada, lì ho intrapreso, diciamo, la mia avventura nel campo fumettistico. Cosa hai studiato? Hai studiato fumetto o hai appreso il fumetto facendolo? Facendolo. Non ho studiato perché, diciamo, che nel momento in cui mi sono avvicinato a questo strumento comunicativo non esistevano le scuole di fumetto come oggi, quindi diciamo che studiavo osservando i grandi maestri del passato, soprattutto italiani, americani, che ne apprendevano di più. Quindi cercavo di capire attraverso le loro pagine, scomponendole, che tipo di mestiere ci fosse dietro, che tipo di elaborazione ci fosse dietro e soprattutto di pensiero nella comunicazione, perché ogni pagina va strutturata in una maniera diversa dall'altra, ma sempre coerente per una chiave, una matrice della chiave di lettura che era possibile per il lettore. Certo, noi cerchiamo sempre di immaginare, no, gli ospiti, i professionisti che intervistiamo. Ci immaginiamo tu bambino, enfant prodige del disegno, con 10 in disegno a scuola, è andata così? Beh, guarda, diciamo che avevo dei devoti. 10 non proprio, ma dei devoti. Ho fatto il liceo artistico della mia città, dopo gli studi, poi mi sono buttato proprio nei primi espedienti a cercare di capire come funzionasse il mondo del fumetto, come si disegnasse una narrazione in una pagina, un'anatomia. Esatto. Quindi il liceo artistico ho preso le basi fondamentali, quali la prospettiva, l'anatomia, il linguaggio del corpo, che sono cose fondamentali per chi si vuole avvicinare a questa professione. Certo, certo. Nel tuo percorso, tra le tante cose che hai fatto, a un certo punto hai realizzato una graphic novel che è a Leone, presentata al Festival di Venezia del cinema. Com'è andata? È stata una grande sorpresa. Leone, diciamo che è l'ultima mia fatica autoriale italiana, realizzata a quattro mani insieme a Francesco Colapella. È la storia non biografica ma romanzata del suo bisnonno, che era migrato italiano che va a cercare fortuna negli Stati Uniti intorno al 1920, e da lì percorre un percorso particolare, accompagnato però sempre dal suo rapporto musicale, perché aveva la passione di suonare lo strumento della tromba, senza aver mai fatto gli studi di questo strumento musicale. Questa cosa mi ha affascinato, l'abbiamo raccontata. E con grande sorpresa devo dire che Leone è stato notato da degli organizzatori di eventi all'interno del Festival del Cinema, che riguardava la riconoscenza a delle eccellenze italiane, e siamo andati a presentarlo in anteprima. Cioè siamo andati a presentare un libro che ancora doveva uscire, perché
L'uscita era 2 mesi dopo a Lucca. Esatto. Non possiamo non nominare nel tuo percorso artistico il fatto che nel 2005 inizi a collaborare con la Marvel, che poi vieni chiamato da Sergio Bonelli, editore, a realizzare un remake di una storia simbolo di Dylan Dog, della saga di Dylan Dog, Il lungo addio. Questo Dylan Dog ti ha sempre appassionato, è stato quindi un momento importante per te disegnarlo? Beh, Dylan Dog penso che per tutti i disegnatori italiani sia un personaggio chiave, storico, un'icona. Al di là delle sue evoluzioni moderne, comunque resta un personaggio che ha fatto da spartiacque a delle generazioni che vivono oggi nuove rispetto alle generazioni precedenti. È stato un punto di rottura perché oltre ad avere una matrice di racconto sua, aveva tutta una kermesse di citazioni più vicine ai lettori di quel, era molto vicino al presente che viveva in quel momento e che vive ancora tutt'oggi. Disegnarlo per me è stato un onore perché poi Paola Barbato, che è la sceneggiatrice che ha scritto questo remake, ha fatto un lavoro eccezionale perché ha spostato il punto di vista al lato femminile della storia. Non era una cosa facile, non era un approccio semplice e io sono stato onorato proprio di poterlo illustrare e di cercare di dare il massimo soprattutto nell'espressività dei volti, cercato di mirare molto in questa narrazione attraverso gli specchi dei personaggi che erano i propri loro. Ricordiamo che Carmine Giandomenico è anche un uomo da record perché è entrato nel Guinness dei primati per aver realizzato 56 tavole di fumetto in 48 ore. Ha battuto il precedente record che era di 22 tavole, quindi l'ha doppiato e oltre, quindi un eroe. Ti vogliamo chiedere un'ultima cosa, ne avremo tantissime di domande da farti ovviamente. Sta per uscire Le origini di Batman per la casa editrice di Comics America, quindi com'è stato far parte di questo gruppo di fumettisti più richiesti al mondo? Un gruppo importantissimo. Beh, è sempre un onore perché comunque Batman è sempre un'icona, lo conoscono tutti, quindi è una responsabilità, ma soprattutto una responsabilità nei confronti della storia del personaggio, che è stato toccato veramente da autori del nostro settore professionali sacri, pensate a Frank Miller, Neal Adams, Jim Collan. Quindi noi autori che ci approcciamo a questo personaggio siamo veramente in punta di piedi. E adesso ho l'onore appunto di lavorare con Chip Zdarsky, che è lo sceneggiatore con il quale sto collaborando su questa miniserie dedicata proprio a Batman, che tratta e riscrive in maniera ufficiale le origini di Batman. È un racconto che parte prima che lui decida di mimetizzare il volto con la maschera del Ah, pipistrello. ecco. E racconta l'adolescenza di Bruce Wayne, la prima volta che si va a scavare dentro Bruce Wayne, prima adolescente. Bellissimo, lo aspettiamo a gloria. E allora grazie tantissimo a Carmine Giandomenico per essere stato con noi e buon lavoro e buoni fumetti futuri. Grazie.